su a tutti e che San Michele, nostro patrono, ci assista, sia nel nostro servizio, sia nella nostra vita personale. Nell'Antico Testamento c'era una grande attenzione agli angeli. Erano gli intermediari di Dio, in un certo senso, la presenza della protezione di Dio. E gli ebrei avevano un numero consistente di angeli, non solo che accompagnavano la singola persona, ma che lo accompagnavano in famiglia, nel lavoro, nelle relazioni interpersonali, proprio a significare questa presenza costante di Dio nella nostra vita. Gesù ci ha ricordato, salendo al cielo, non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Questo concetto che non siamo mai soli, come singoli, come gruppi, come comunità, e che Dio fa con noi il cammino della vita. Se dovessimo dire che è una percezione condivisa oggi, dovremmo dire, sia pure con tristezza, che non lo è. Ciascuno di noi è coinvolto nel dare una risposta, questo per primo. Se fossi più convinto della presenza del Signore nella mia vita, mi occuperei di tutto, non mi preoccuperei di nulla. Non so se riuscite a farlo, io non ci riesco. Occuparsi di tutto, non preoccuparsi di nulla. Ma non solo la cultura odierna rende più difficile il rapporto religioso con Dio e sentire presente Dio nella nostra vita, ma rende difficile il lavoro di tutti coloro che cercano di educare alla legalità e ad impegnarsi tutti, nessuno escluso, per il bene comune. Si dice oggi con un termine che rischia poi di essere superato costantemente, si fa fatica a stare dietro a quello che dicono gli analisti del nostro periodo storico, che viviamo in un periodo di postmodernità e di pensiero debole. In parole molto semplici, il pensiero debole significa che non abbiamo più certezze e valori di riferimento. L'uomo non è in grado di darsi, di conoscere, quindi di darsi valori assoluti. Esiste solo il presente, esiste solo lo prima. E dal fatto che non riusciamo a conoscere la verità, il vero, deriva che non ci interessa conoscere la verità di Dio. Ci interessa solo il nostro interesse, il nostro personale interesse, il nostro tornaconto, ciò che a noi sembra giusto, ciò che a noi sembra buono. Capite che in questo contesto diventa difficile educare a valori che si impongono per il comportamento di Gesù. E tante volte credo, di fronte ai rimproveri, soprattutto per le giovani generazioni, per comportamenti sbagliati, la risposta è stata: che male c'è? Fanno tutti così. Significa che sono io che determino ciò che è bene e ciò che è male. L'opinione pubblica, l'opinione comune, diventa eventualmente norma di azione. In questo contesto culturale ci coinvolge tutti, perché credo che molti di voi con i figli
d'essere un dialogo, perché non c'è qualche cosa di assoluto, di fermo, di vero, che possa imporsi al nostro comportamento, con il rischio che poi, man mano che si va avanti, cambino gli stessi valori di riferimento. Per i giovani ce ne sono alcuni, diventati genitori, per i loro figli sono esattamente gli opposti. Si dice che figli del 68 siano i genitori più autoritativi che ci siano stati. Cioè, tutte le battaglie che ho fatto per distruggere i valori dello Stato, della famiglia, eccetera, diventati adulti, li impongono ai loro figli. E quando ci dice loro, come mai andavi in giro con i pantaloni, visto ieri degli amici, le lotte con la mamma per buttar via un paio di jeans interrotti, andavano di moda. Dico, se tuo figlio te li chiedesse, gli daresti neanche morto. Ecco, questo pensiero debole che ci coinvolge e che indubbiamente rende difficile il lavoro degli educatori e il lavoro delle istituzioni. Ecco, io credo che dobbiamo darci da fare tutti per aiutare a livello razionale ad avere fiducia nella ragione, ma educata e nutrita, ragione che è in grado di scoprire valori, di scoprirli, non di darsi, valori per cui vale la pena giocarsi la vita, valori che vanno da tutti accolti e rispettati, altrimenti non riusciamo ad avere quelle condizioni minime per il bene di tutti, che è il bene comune. Un impegno educativo che ci coinvolge tutti e che credo sia alla base anche del nostro lavoro. Penso al lavoro attento della polizia, ma anche di altre armi. Se una persona è convinta che una cosa è giusta, o per lui è giusta, diventa difficile poi che non la ripeta. Possiamo avere norme coercitive, ma appena finiscono uno continua a fare quello che vuole. Perché tutto sommato è convinto che quello per lui è un bene. Ecco allora l'impegno. Un impegno che riassumiamo, che passa attraverso la coerenza e la testimonianza della nostra vita personale e professionale. Un impegno che mi permetta di affidare al nostro